Ciao, sono Luca Riccardi, General Manager di Tecnomi Italia. Benvenuto nel secondo video di SGT. SGT è il primo registro di sterilizzazione digitale capace di registrare l'intero processo di sterilizzazione. Nel video precedente abbiamo visto come compilare il modulo DOC01S. In questo video vedremo come compilare il modulo DOC02S. Prima di iniziare ti voglio fare una domanda. Oggi quanto tempo impieghi per aggiornare il registro di sterilizzazione? Quanto ti costa tenerlo aggiornato? Ovviamente i tuoi collaboratori sanno che devono seguire alla lettera tutte le procedure operative, ma sei sicuro che la procedura che tu hai scritto venga rispettata? E se sì, qual è il tuo metodo di controllo? Sai bene che davanti a controversie legali o procedimenti penali per lesioni colpose devi assolutamente dimostrare la qualità dell'intero processo di sterilizzazione. E da una statistica si evince che gli odontoiatri sono proprio una delle categorie che più frequentemente vanno incontro a queste denunce, a queste controversie legali. Basta fare un giro rapido sul web e si possono incontrare annunci di questo tipo. Per questo la domanda è: come salvaguardare ancora di più la salute dei pazienti e dei tuoi collaboratori? Ma soprattutto come tutelarsi al meglio nel caso ci siano delle controversie legali? Ecco, tutti questi problemi possono essere risolti non facendo un tracciamento parziale, ma bensì un tracciamento totale in maniera digitale. SGT fa proprio questo, tracciare l'intero processo in digitale. Detto questo, vediamo subito che SGT nel modulo DOC02S ti consiglia e ti aiuta. Ogni volta che la tua assistente o un tuo collaboratore inizierà un processo di sterilizzazione, dovrà aprire il modulo DOC02S cliccando sulla seconda icona. Come per il modulo DOC01S, anche nel modulo DOC02S abbiamo il numero di matricola, che corrisponde al numero di matricola della licenza che avete acquistato. Qui abbiamo tutte le norme, tutte le ISO che vengono rispettate dal sistema SGT. Andiamo avanti e qui inizia il vero e proprio record del processo di sterilizzazione. Poniamo caso che il processo di sterilizzazione venga fatto dall'assistente. L'assistente specificherà il suo codice 001 e dichiarerà, come vedete, di aver indossato il DPI e di aver disinfettato le superfici di lavoro. Utilizzerà in questo ciclo la prima autoclave. E in questo punto le si chiede se deve o meno fare il vacuum test. Perché deve o meno fare? Perché in alcune regioni non è obbligatorio farlo tutti i giorni. In questo caso mettiamo sì. Se non spunto la domanda, il sistema non mi fa andare avanti, per cui devo fare degli step obbligati. Sono arrivato al punto del vacuum test, devo aggiungere il report dell'autoclave. Se io non aggiungo il report dell'autoclave e dichiaro solo che il vacuum test è andato a buon fine, il sistema non mi fa andare avanti. Quindi in questo caso devo aggiungere il file. Per vedere come si aggiunge un file, vediamo questo video. Ciao, ecco come devi fare per eseguire l'upload del vacuum test. Clicca su Aggiungi file, poi su Selezione file dal dispositivo. Ora clicca sull'icona fotocamera. Scatta una foto e clicca su Carica. Attendi il termine della barra di avanzamento. Questa icona indica che la foto del test è stata caricata sul sistema SGT. Se hai il risultato in formato digitale, puoi fare una foto alla schermata del tuo PC. Oppure trasferire il documento PDF cliccando su File anziché su fotocamera. Facile, no? Spero di esserti stata utile. Ciao! Quindi come vedete è molto semplice. Allora andiamo ad aggiungere file. In questo caso io sto facendo il processo con il PC, quindi vado a selezionare un file del mio PC. Se invece io in questo ciclo non ho l'obbligo di fare il vacuum test, o perché non è il primo ciclo della giornata, o perché non ho l'obbligo di farlo ogni giorno, il sistema automaticamente, quando vado avanti, salterà la sezione dell'upload del vacuum test e atterrerà nel primo step, che è la decontaminazione.
Come tutti sappiamo, gli strumenti devono essere decontaminati. Qui indichiamo che tipo di detersione e disinfezione uso, se disinfezione meccanica o termodisinfezione. Se abbiamo la disinfezione meccanica, andiamo avanti. Nella sezione 2.1 dovrò prima di tutto accertarmi se è necessario eseguire l'ultrasonic check, così come avete dichiarato nel modulo DOC01S. Se lo devo eseguire, inserirò il test all'interno della vasca insieme agli strumenti. Qui selezioniamo i minuti e la temperatura che abbiamo impostato nella vasca ultrasuoni. Se non possediamo la vasca ultrasuoni ma un altro disinfettore meccanico, spuntiamo non possiedo e selezioniamo che ciclo abbiamo messo del disinfettore meccanico. Se abbiamo eseguito l'ultrasonic check, selezioneremo sì o altrimenti no. Gli strumenti sono stati sottoposti a risciacquo e asciugatura? Sì. Andando avanti, atterrerò nella fase 3, che è il controllo e la manutenzione degli strumenti. Nel caso invece che io utilizzi la termodisinfezione, se andiamo a vedere in questo punto, io seleziono la termodisinfezione e andando avanti arriverò allo step del termodisinfettore, dove qui dovrò aggiungere il file, come abbiamo visto per l'upload del vacuum test. Se io nel termodisinfettore ho la stampante, se non ho la stampante ma utilizzo dei test di verifica, selezionerò solo sì e caricherò i test successivamente come scritto in questo punto. Andando avanti, atterrerò comunque nella fase 3, che è il controllo e la manutenzione degli strumenti. Qui devo fare un controllo e una lubrificazione della strumentazione. Andiamo avanti. Arriviamo al confezionamento, dovrò selezionare che metodo di confezionamento utilizzo. Se utilizzate il SEAL test dovete dichiarare se è andato a buon fine o meno. Dopo aver confezionato la strumentazione dobbiamo, come da norma 11.408, etichettarla, quindi tracciarla. Il tracciamento avviene o con un'etichettatrice manuale o con l'SG Print o con la stampa con un'impostatrice rotativa. Come sapete, chi ha l'impostatrice rotativa può avere anche la funzione di marcatura. Supponiamo che utilizziamo l'etichettatrice manuale, dovrete scrivere che numero di lotto avete assegnato a questo processo, in che data scadrà la confezione e quante confezioni avete etichettato. Il numero di lotto dovrebbe essere assegnato prima del ciclo di sterilizzazione. Sappiamo che nella maggior parte dei casi si attende il report dell'autoclave per poi attribuire un numero di lotto che è lo stesso numero del ciclo dell'autoclave. Non è molto corretto perché io devo etichettare prima di eseguire il ciclo di sterilizzazione e non dopo. Nel caso voi dobbiate aspettare l'autoclave, mi fermate, fate il ciclo e poi qui scriverete il vostro numero. Se invece lo decidete voi, prima del ciclo, potete scriverlo in questo punto. Qui il sistema vi chiede almeno 11 cifre. Se non avete 11 cifre, mettete degli zeri davanti. Qui segnerete in che data scadrà la confezione. Quindi abbiamo visto prima, se utilizzo buste che mi danno la garanzia di 30 giorni di sterilità, io qui metterò 30 giorni dopo. Quante confezioni ha etichettato e il numero delle confezioni. Ora siamo arrivati al quinto step, il ciclo di sterilizzazione. Vorrei fare un passo indietro per farvi vedere l'utilizzo dell'SGT Print anziché l'utilizzo di un'etichettatrice manuale. Selezioniamo SGT Print e andiamo avanti. Con SGT Print io dovrò spuntare queste caselle in modo che andrò a individuare il codice del template che poi selezionerò sulla stampante. L'SGT Print gestisce due operatori, due autoclavi e tre cicli. Abbiamo detto che l'operatore è lo 001, il ciclo della giornata con la stessa autoclave è comunque il primo ciclo, l'autoclave è la prima autoclave che utilizzo. Come vedete qui ho selezionato quindi SGT 0010101. Significa che dovrò scegliere il template sull'SGT Print che si chiama SGT 0010101. Come funziona SGT Print lo vediamo in questo video. Ciao, ecco come funziona SGT Print Interactive. Premi per 3 secondi questo tasto.
Con il tasto Select, seleziona il logo etichetta e clicca Enter. Sempre con il tasto Select, richiama i template delle etichette. Con questo tasto scorri e seleziona l'etichetta come quella che hai selezionato sul modulo. Le prime tre cifre sono il tuo codice operatore, le seconde due cifre sono il numero del ciclo della giornata effettuato con la stessa autoclave. Le ultime due cifre identificano l'autoclave. Ora clicca Enter. E premendo ripetutamente questo tasto indica il numero di etichette che vuoi stampare. Adesso clicca Enter per stampare. Come vedi sulle etichette è presente un numero di lotto che è composto da il tuo codice operatore. 6 cifre che indicano la data di oggi. 2 cifre che indicano il numero di ciclo della giornata con la stessa autoclave. 2 cifre che identificano l'autoclave. Ti consiglio di usare questa logica anche se utilizzi un metodo di tracciabilità manuale. SGT Print Interactive stampa anche un QR code. Scansionando il QR code con uno smartphone accederai velocemente sul tuo archivio dati SGT. Se invece utilizzi SGT Print senza il sistema di rintracciabilità SGT, l'etichetta sarà così. Spero di esserti stata utile. Ciao! Buon lavoro! Una volta che ho etichettato le confezioni, riporterò il numero di lotto che mi ha generato automaticamente SGT Print, la data indicata sempre sull'etichetta e quante etichette ho confezionato. Nello step 5 SGT ti ricorda se oggi è necessario eseguire il test con l'integratore chimico o il Baudi test o l'Elix test. Una volta effettuato il ciclo di sterilizzazione con l'autoclave, dovremo fare l'upload del report dell'autoclave. L'upload si fa come al solito, come avete visto per il vacuum test. Vi faccio vedere questo video che vi spiega anche come eseguire l'upload dei test di sterilizzazione fatti nella giornata. Ciao, bentornati. Per fare l'upload del risultato del ciclo dell'autoclave o dei test che hai effettuato nella giornata, esegui la stessa procedura che ti ho spiegato nel video del vacuum test. Quando fotografi il risultato dell'autoclave, cartaceo o digitale, è necessario che sia ben visibile il numero del ciclo e l'esito. Se hai eseguito il Baudi test o l'Elix test, o tutti e due, scrivi a penna sui test il numero di lotto che hai assegnato a questo processo e scatta una foto unica, insieme al risultato del ciclo test dell'autoclave. Se hai fatto anche altri test, indica sempre il numero di lotto e scatta una foto unica insieme ai test precedenti. Ciao! Buon lavoro! Ora eseguiamo l'upload del report dell'autoclave, selezionerò il mio file e dichiarerò che il ciclo di sterilizzazione è andato a buon fine. Se ho eseguito dei test di controllo spunterò sì, altrimenti no e andrò avanti. Lo step 6 è lo stoccaggio del materiale. Prima di vederlo torniamo indietro e spuntiamo l'opzione dei test eseguiti. Se ho eseguito dei test dovrò selezionare quali di questi. Selezioniamo le due e dovrò fare l'upload dei test. Il sistema non vi fa andare avanti se voi non eseguite l'upload dei test. Ho caricato la fotografia dei test come da istruzioni. Nello step 6, stoccaggio del materiale, SGT ti ricorda di controllare le confezioni che hai stoccato in precedenza per vedere se sono o meno scadute. Indichiamo la data di fine processo, se il processo è stato eseguito in giornata non occorre compilarla, l'orario invece sì. Procediamo nello step successivo dove c'è la convalida e rilascio del DM ricondizionato. Dovrò inserire la mia password personale, come abbiamo visto nel modulo DOC01S, e cliccare invia. Se la password non viene inserita non si può andare avanti. Una volta cliccato invia riceverò questa risposta dove il processo è stato convalidato. Se voglio vedere il mio archivio per vedere tutti i dati che ho caricato nel cloud, cliccherò su questo link oppure chiuderò il modulo.
Siamo arrivati al termine del secondo video. Nel terzo video ti spiegherò da quali punti accedere dal tuo archivio e come rintracciare velocemente lo strumento sterile utilizzato su un determinato paziente. Ti ringrazio per l'attenzione. Un saluto da Luca Riccardi, General Manager di Teclomed Italia. Ciao!